A 11 anni dal terribile assassinio di Gelsomina Verde, giovane vittima innocente della faida di Scampia, l'Officina delle Culture del quartiere a lei intitolata ha dedicato in suo nome un premio per tutti coloro che si sono distinti nella lotta per l'affermazione della cultura, della libertà e per l'impegno anticamorra. Alla presenza istituzionale dell'assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, sono state numerose le persone che sono state premiate nelle varie categorie, il maestro di judo Gianni Maddaloni per lo sport come luogo di riscatto per i giovani, nella categoria impegno invece premiato il magistrato Giovanni Corona, il quale è intervenuto telefonicamente, e per l'informazione il giornalista Sandro Ruotolo. Per la memoria Bruno Vallefuoco, coordinatore dei familiari delle vittime innocenti di Camorra. Ascoltiamo Francesco Verde, fratello di Gelsomina, circa il senso del premio e le attività dell'officina. Noi crediamo che la morte di mia sorella, pur sia stata una cosa che ha segnato la vita della sua famiglia, in pratica ha cercato di smuovere pure le coscienze delle persone di Scampia, che tutte insieme con le varie associazioni che stanno sul territorio hanno detto basta al nomignolo che ci danno di grande mercato a cielo aperto della droga. Con l'operazione che stanno svolgendo le associazioni sul territorio stanno cercando di migliorare il territorio e di far sì di emergere queste famiglie che vivono con dignità e cercando di mostrare il lavoro che riescono a fare su questo territorio. L'Officina delle Culture, c'è da dire che prima era un'ex scuola abbandonata e veniva usato come ricovero da tossicodipendenti. L'associazione Progetto per la Vita, Resistenza Anticamorra e tante altre associazioni che operano sul territorio se ne sono appropriate grazie anche al benestare del Comune di Napoli e hanno fatto nascere all'interno un polo di associazioni, una comunità di recupero di minori, un'area penale, vari laboratori che possono dare la possibilità ai ragazzi del territorio di Scampia di poter apprendere qualcosa che domani potrebbe diventare un lavoro per loro e almeno poter avere una speranza di poter cambiare la loro vita.